Dottor Monducci, quali sono le principali novità di questo nuovo rapporto sul mercato del lavoro 2018? Sì, la seconda edizione del rapporto effettivamente analizza molti aspetti nuovi, inediti del mercato del lavoro. In questo caso è possibile citare ad esempio le modalità di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, i percorsi e gli esiti di questo ingresso, la sottoutilizzazione del lavoro in Italia, un bilancio anche dell'andamento del mercato del lavoro a 10 anni dalla prima crisi. In generale quello che emerge è sicuramente risultati positivi accumulati in questi anni. Abbiamo raggiunto il massimo storico del livello di occupazione nel corso del 2018. Abbiamo mantenuto criticità importanti, una di queste riguarda proprio i giovani, nonostante un aumento forte degli ingressi nel mondo del lavoro avvenuto negli ultimi anni, permangono due tipi di difficoltà. Una è quella delle trasformazioni da tempo determinato o comunque da modalità instabili a lavoro permanente, anche se negli ultimi mesi dell'anno, nonostante la crisi economica, c'è stato un recupero, quindi questo è importante. E il secondo aspetto è un po' una sottoutilizzazione della loro capacità potenziale, perché emerge un fenomeno di sovraistruzione, cioè i giovani sono tendenzialmente più istruiti rispetto alle mansioni che svolgono.